5 anni. Allora è molto bello che il Comune di Salerno, grazie all'assessore Falcone e l'associazione Focus di Giampiero Fortunato, hanno voluto organizzare questo tributo alla donna, al cantautorato italiano che si è occupato della donna. Canzoni e musiche ispirate al pentagramma femminile, cosa c'è in repertorio per una serata di ingresso libero e gratuito al Teatro Augusteo? Ha detto benissimo, perfetto, ingresso libero, quindi ci aspettiamo tanta gente, tante donne accompagnate evidentemente, e c'è l'omaggio a Lucio Dalla, c'è l'omaggio ad Aznavour, c'è l'omaggio a De Gregori, a De André e tanti altri cantautori italiani. Sul palcoscenico ovviamente non mancherà la chitarra, ma ci saranno anche altri strumenti. Sì, e c'è un'altra operazione molto bella che è quella dei cordofoni. Ho messo insieme mandolini, chitarre, ukulele e quindi tutti gli strumenti che attengono alle corde. Non mancherà la grande canzone napoletana. Ovviamente l'omaggio al mio amico e maestro Roberto Murolo, e ci saranno con me anche i miei allievi, quelli che poi adesso si sono laureati e che sono nel mondo del concertismo italiano, con le chitarre e con i mandolini. Una data simbolo che è l'8 marzo, appunto festa della donna, un concerto evento per appunto celebrare l'ascesa sociale, politica ed economica di questo genere, purtroppo ancora oggi spesso vittima di violenza e discriminazione. Questo evento è tratto ispirato dal pentagramma cantautorale italiano. Ci saranno come protagonisti Espedito De Marino, accompagnato dall'orchestra Pop Cordofoni Band, e vari ospiti del panorama musicale salernitano.